È stato presentato anche all'Ocri il calendario dell'Arma dei Carabinieri, edizione 2016, ispirato al tema I Carabinieri e le Arti e l'agenda dedicata al centenario della Grande Guerra e ai Carabinieri nella Resistenza e nella Guerra di Liberazione. I 12 mesi caratterizzati dall'arte accompagneranno l'anno di milioni di persone. Il calendario è stato curato da Philippe Daverio e Ferruccio De Bortoli, che hanno scelto le opere da inserire, opere importanti rivisitate per l'occasione con l'inserimento di riferimenti all'Arma dei Carabinieri. Inoltre le rappresentazioni raffigurate sono state tutte modificate magistralmente attraverso un lavoro di pittura digitale. I 200 anni di storia dell'arma vengono raccontati attraverso le opere di De Chirico, Dalì, ma anche dal futurismo di Marinetti e poi ancora dalle opere di Giacomo Balla, Boccioni e Mario Guido Dal Monte. Un modo per celebrare l'arte e il patrimonio artistico e i Carabinieri, parte insostituibile dell'identità nazionale. Il calendario è nato nel 1928, dopo l'interruzione postbellica dal 45 al 49, la pubblicazione venne ripresa regolarmente nel 1950 e da allora è stata puntuale interprete delle vicende dell'arma e della storia d'Italia. Il calendario ha una rilevanza importante per l'arma, è un momento di coesione ed unità attorno a un oggetto semplice ma ispirato da grandi valori comuni, nel quale si riconoscono tutti i carabinieri e i loro comandanti, dalle grandi città ai più piccoli paesi. Viene presentato a livello nazionale e quindi in tutte le sedi dei comandi provinciali e di gruppo d'Italia il calendario del 2016 dell'Arma dei Carabinieri, che sapete bene essere il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri, la cui copertina abbiamo cercato di fare un ingrandimento, la potete vedere anche lì. Io cercherò piano piano di illustrarvi quello che è stata poi la decisione di quest'anno di motivare quelle che sono le tavole che poi sono riprodotte nei 12 mesi dell'anno. Diciamo che l'attenzione dei carabinieri alle arti e tra esse a quella figurativa è in qualche modo una inclinazione ancestrale dell'arma, ricambiata da innumerevoli artisti che con le loro opere hanno onorato l'immagine del carabiniere e i valori che esso rappresenta. È un rapporto suggellato da successi colti dal comparto di specialità, come sapete bene noi abbiamo il tutela patrimonio culturale, e perciò nell'anno in cui la nostra bandiera è stata decorata della medaglia d'oro di benemeriti della cultura e dell'arte, in cui nuove iniziative proiettano sempre più questa nicchia di eccellenza a difesa della civiltà italiana, in un contesto internazionale, lo stesso anno in cui si è celebrato il centenario del primo conflitto mondiale, dell'entrata in guerra dell'Italia, nel primo conflitto mondiale, e il settantennale della liberazione, si è pensato con il calendario storico del 2016 di rendere omaggio all'arma, rivisitando alcuni capolavori di sommi rappresentanti della pittura italiana ed europea che hanno preceduto, accompagnato e immediatamente seguito il periodo delle immani tragedie delle due guerre mondiali in un percorso immaginario lungo di oltre 200 anni di storia. In copertina, l'emblematico segno distintivo dei carabinieri, la fiamma che si staglia tra le volute geometriche nitide di ispirazione futurista, segno della solidità istituzionale nel tempo, riprese da un'opera di Giacomo Balla, nei colori che contraddistinguono la bandiera italiana, il verde, il bianco e il rosso, l'arma dei carabinieri, il blu e ancora il rosso, l'azzurro del vessillo europeo e il celeste dell'ONU. Poi le tavole interne che dalle atmosfere ottocentesche di una famiglia dell'arma attraverso i mesi dell'anno ci portano alla visione moderna e tecnicista della tavola di dicembre. Ecco, il percorso immaginario delle tavole interpreta l'evoluzione dell'arma del tempo nei carabinieri. Iniziamo da gennaio con Giovanni Boldini con una composizione intima evocativa di un momento storico ottocentesco nella quale alla giovane donna e al figlio dipinti dall'artista si affianca la figura caratteristica di due carabinieri, marito e padre, espressione di eleganza e di composta proprietà formale. Quante fotografie avremo scattato, quanti momenti avremo vissuto con la sua presenza discreta e quante immagini e video conserviamo con ritratti i militari dell'Arma dei Carabinieri, magari colti di sfuggita, custodi della nostra vita quotidiana. Loro ci sono sempre, anche quando noi non ce ne accorgiamo. Una presenza forte e discreta, come quella che si può ammirare in questa edizione con la rivisitazione di alcune opere famose. Non stupisce vedere i carabinieri nemmeno nel Monet del paginone centrale, se vogliamo pensare che scorgendo all'orizzonte la giovane donna e il bimbo abbiano sorriso, si siano sentiti ancor di più a loro agio. Forse il De Chirico non avrà sorriso, visto il suo carattere, ma non importa. Ecco il significato originale di questa edizione del calendario
storico dell'Arma dei Carabinieri anno 2016. Non stupisce vedere in nessuna situazione. Sono i nostri insostituibili compagni di viaggio, anche nell'arte come nella letteratura, nei racconti di Sciascia, di Soldati, di Carofiglio e tanti altri. E se pensiamo solo al grande contributo che i carabinieri ogni giorno assicurano anche nella tutela del patrimonio artistico nazionale, non vi sarà nessun artista che potrà invocare un'invasione di campo. Ne siamo certi, ne siamo sicuri.